Ragazzi, questa cosa si commenta da sola. Siamo attualmente primi in Italia e vi spiegherò un po' di cose. Potete lasciare un mi piace in questo video perché al raggiungimento degli 8.000 mi piace, che sono tanti, farò un video con il primo in Italia su un sacco di cose davvero interessanti. Andremo in live. Insomma, faremo un bel po' di cose per quanto riguarda i primi in Italia direttamente sul mio canale. Quindi vi chiedo di spolliciare come dei matti, mi raccomando iscrivetevi al canale con il tasto qui sotto perché non ve ne pentirete. Partiamo con il video, ma prima sigla! Ragazzi, ci siamo! Allora, com'è possibile che Piaz sia arrivato primo? Un saluto a tutto il clan. Allora, un saluto a tutto il clan. Innanzitutto, ragazzi, siamo primi perché? Siamo primi perché gli Ita Champ, che adesso vi faccio vedere, gli Ita Champ attualmente sono 41 su 50. Questo vuol dire che ben 9 membri degli Ita Champ sono nel mio clan. Questo perché? Per cercare di puntare al primo posto italiano insieme a loro. Loro sono sempre stati primi in Italia, inamovibili, perché io magari posso sembrare di parte, ma secondo me sono il clan più forte italiano e ci sta. E ci sta. Lui infatti il capo del clan più forte d'Italia attualmente è King, il capo, con un record di 4.464 coppe, che sono una marea. Attualmente è in drop, capita, a coppe alte capita di droppare molto, di perdere coppe, è naturale ragazzi. Chi quando arriveremo tutti a 4.000 capiremo meglio questa cosa, ma arrivare a 4.464 è pazzesco. Ma non è il più alto del suo clan. Questa cosa fa paura, perché il più alto ragazzi è Zanzo, con 4.524 coppe di record. Intanto un saluto a tutti, a Zanzo, ad Amos, a The Viking, a King, a Fox, a tutti davvero. A tutti, tutti davvero. Ovviamente non sono tutti loro, ce n'è, la maggior parte del clan è composto dai miei ragazzi, chiaramente. Però ce ne sono 8-9 loro che ci hanno permesso di, boom, di spingere a 150.000 like. Ok, va bene, ci sta. Ovviamente è un maschio peloso, ok. Purtroppo allora non ci interessa, ahimè. Comunque ragazzi, battute a parte, in Italia attualmente siamo primi in classifica ed è naturale essere primi in classifica perché con dei membri così tanto grossi, oddio, suona abbastanza male, sono abbastanza ambigua questa frase, però vabbè, con dei membri del clan intendo, con tante coppe, forse così è meglio, è anche abbastanza naturale. Siamo attualmente tredicesimi al mondo e questa cosa è pazzesca, ma ragazzi non perdiamoci in chiacchiere perché noi siamo a 3056. Ed è tempo di attaccare. È tempo di attaccare perché non è che possiamo stare qui a guardarci. Si deve attaccare e si deve continuare a scalare. Allora ragazzi, partiamo subito con le classiche cose, con i classici arcieri messi così per fare percentuale. Ormai lo sapete, questa è la mia modalità di attacco e sembra funzionare almeno un po', perché comunque siamo riusciti ad arrivare abbastanza su con le coppe. Per me già 3050 è abbastanza una vittoria, quindi io sono anche abbastanza soddisfatto, vi dirò. Dobbiamo fare fuori il clan assolutamente, raga, perché finché il clan è su ci potrebbero essere dei problemini. Siamo a un 52%, che va bene, ci sta. 55, dovremmo salire addirittura. 59, è un po' poco, raga, 59 però, 59 potrebbe essere un po' poco. Vediamo, facciamo così. Così, portiamo qua i 62. Portiamo qui ancora un po' su di percentuale. Facciamo così. No, 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 no. Devi andarmi. No, devi andarmi sulla torre dell'arciere, ciccio. Vammi sulla torre dell'arciere. Non ce la facciamo. 68, raga. 68, purtroppo. Potrebbe essere poco 68. Non lo so, non lo so. Abbiamo perso 75 e 2 stelle. Ci ha fatto abbastanza male, raga, perché lui con i barbe del 10. Noi i barbe del 10 li soffriamo abbastanza. E questo lo sappiamo tutti. Peccato, ma ci rifacciamo con il prossimo attacco, ragazzi. Speriamo almeno. Ragazzi, siamo in drop. Siamo scesi sotto le 3000. Ma non c'è niente di cui preoccuparsi, perché torneremo su. Torneremo su. Allora, ragazzi, torneremo su. Basta cominciare a essere anche un po' più fortunati, perché arrivare con un pelo di percentuale e perdere a volte fa un pochettino rosicare. E lo ammetto, perché è normale, ci sta. Però speriamo di riuscire a fare una buona percentuale a sto giro. Allora ragazzi, siamo già a un buon 23%. Dovrei cominciare a giocare per le due stelle, ragazzi. Sto notando questo. Dovrei cominciare a giocare per la seconda stella, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Portiamo giù la Tesla. Portiamo giù la Tesla assolutamente. 1, 2, 1, 2. Ok, bomba che ci sta, va bene. Va bene. 1, 2, 1, 2. E qua 1, 2, 3. Dovrebbe andare giù tutto là.
se so fare i conti. Oddio, forse un po' tirato, eh. No, infatti, non va giù tutto. Non va giù tutto per un. Per niente. Non va giù tutto lì per. Non hanno vita praticamente, raga. Non hanno vita le cose qua. Non hanno praticamente vita. Quindi le buttiamo giù tutte così. Ok, siamo a un 65, a un 68. Io direi di provare una cosa da folli. Entrare con la macchina e tentare le 2 stelle, raga. È l'unica cosa che mi sento di poter fare. Vabbè, bomba, va bene. Secondo me ce la facciamo a fare la doppia stella. E con la doppia stella si torna. Dovrebbe tornare a 3000 abbastanza semplicemente. Perché va bene tutto, ma se mi fa una doppia stella con un 80%, allora ditelo. Che non volete che io risalga, ditelo. Ditelo, ok. Doppia stella, abbastanza buona questa. Ci siamo. Ci siamo. Se arriviamo a un 81, 2 stelle. Quindi bistellato, 81, forse riusciamo anche ad andare oltre, forse, dico forse, no, sì, ce la facciamo. 84, doppia stella, perfetto, questo è stato un buon attacco, secondo me. Questo qui è stato già 84, doppia stella e poi saluti, perché poi si muore, ma va bene così, va benissimo. Penso di aver vinto, oh, meno che mi ha tristellato, vittoria, 3022, madò, ho fatto 81, doppia stella, oh mio Dio, che fortuna, raga. 3022 di nuovo, ci prendiamo il bottino. Con il bottino, ragazzi, vabbè, innanzitutto volevo portare i draghi al 9, perché li sto portando all'8 per 2 giorni, sono coperto, ma dovrò portarli al 9. Quindi io con loro sicuramente andrò a fare gli altri petardi al 4, così abbiamo tutte le difese al 4, a parte il multimortaio che è l'ultima difesa, ovviamente. E poi piano piano cominceremo a portare su le cose al 5, che non sarebbe affatto male come cosa. Quindi speriamo di vincere anche la prossima e cominciare a puntare un po' al record, che non sarebbe anche l'ora. Ci siamo ragazzi, dobbiamo vincere perché insomma il clan più forte italiano attualmente, il tempo che se ne vanno tutti e poi, oh mio Dio, questo è fortissimo. Mio Dio, questo è fortissimo. Oddio santo, c'ha dei livelli questo che fanno paura. Ok, non so come poter fare, sono sincero. Facciamo così, non so se basta, Dovrei fare qui un po' di pulizia. Ok, bomba va bene, giocarsela così, la bomba mi piace. Perché alla fine ci sta. Una bomba così a me fa solo che bene. Ok, questo doppio cannone però, raga, è un po' troppo forte per i miei gusti. Che dite? Questo doppio cannone livello 36 potrebbe essere un pochettino sgravo per i miei gusti. Non so se riusciremo a farcela qui, raga. È più forte di noi questo, E non ci voleva un genio per capirlo. 1, 2, 3. Ok, qua 1, 2, 3. Così va giù tutto. Ok, stiamo andando bene. Considerate che secondo me questo è proprio bello tosto. Quindi siamo a un 62. Si potrebbe far fuori questo mortale, come si chiama? Lo spaccato. Scusate, ma sono concentratissimo e penso che si sia pure capito. Ok, 65. Se va giù quello, secondo me si può provare a fare una cosa magica. Ovvero tenermi questi 3 arcieri. Andare intanto a 74, che non è male. Rompere qui. Saltano le bombe, bravissimo. 75. Ok. Fare lanciare un po' di arcieri, esatto. Aiutare assolutamente l'eroe. Che se mi butta giù il municipio, raga. Se mi butta giù il municipio, doppia stella 78. Ale, era quello che volevo fare. Doppia stella 78. Ora non lo so, magari non è abbastanza, ma io sono soddisfatto di questo attacco, sono sincero. Sono soddisfatto. Ha tutto maxato al 10. Abbiamo perso perché abbiamo perso. Eroe al 10. Draghetti al 10. Giganti al 10. Barbari al 10. Arcieri al 10. Non si può vincere e va benissimo lo stesso. Ma io sinceramente sono molto soddisfatto. Tristellato, ma era naturale, ragazzi. Non avevamo nessuna possibilità. E io questo qui lo condividerei anche perché è un po' presto per trovare questi qua contro. È un po' presto, secondo me. È un po' presto, perché secondo me trovare già questi maxati a 3000 coppe è impossibile vincere. Ma fa lo stesso perché torneremo su a 3000 e ci proveremo con il prossimo attacco. Ci si riprova, ragazzi, ci si riprova di nuovo. Andiamo, andiamo. Forza, forza, un villaggio. Anche qui son forti, raga. Cominciano ad essere tutti con i livelli alti. E questa cosa non va bene per me, perché io non sono ancora. Cioè, super maxato rispetto a loro. Quindi, vediamo. Non lo so. Ho un brutto presentimento perché questi sono forti, raga. Questi sono forti. Mannaggia. Vediamo cosa si può fare. Dovrebbe proprio sbagliare l'attacco lui. Se mi sbaglia l'attacco lui, allora sì. Ma se no, c'è pochissimo da fare. Allora, 1, 2. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Ok.
Mi sto proprio calcolando le cose al proprio perfette. Ok, 55-62, va bene. Qui ragazzi la seconda stella non la fai neanche se preghi. Oppure si potrebbe fare 1-2-3. Quindi va giù questo cannone. Noi adesso speriamo che l'eroe spacchi esattamente lì. Bravo eroe. E si potrebbe andare anche forse a farla la seconda. Adesso non lo so. Però se io metto un arciere qua... No, l'ho sprecato l'arciere. L'ho sprecato. Mi sa che l'ho sprecato. Sparami sull'eroe. Bravissimo. Ragazzi, ci siamo portati nuovamente una seconda stella. Secondo me non sto attaccando male. Certo che se adesso lui ha le truppe al 10 è normale che abbia perso anche questa. Però un po' di fastidio lo avrei, perché va bene tutto, ma trovare qualcuno con gli arcieri al 10 sì, ma trovare qualcuno con tutte le truppe al 10 è sbagliato, perché io non ho tutte le truppe al 10, io ho gli arcieri al 10, quindi piano con il matchmaking, altrimenti si sballa tutto. 88, ragazzi, ci siamo portati a casa for un 91% con una doppia stella, un attacco secondo me quasi perfetto. Vediamo com'è andata. Abbiamo vinto 78-2 con le truppe al 10. Vabbè, le truppe. Ah, il barlo spaccamuro al 10, l'eroe al 3. Vittoria secondo me meritata. Fatemi sapere voi. Però secondo me questo è stato un ottimo attacco. Andiamo a fare l'ultimo, ragazzi. È tempo di prenderci il bottino. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Più cattivi che mai. E vediamo come si può attaccare. Questo è uno dei. Questo è un classico. Questo è un club. Bellissima sta cosa. Sei un grande. La farò anch'io troppo. Stupenda. Allora, 1, 2 e 3. 1-2, ok, cominciamo a fare 2-2-2-2-2. Fortuna non aveva bombe là, perché sennò mi faceva un devasto. Dovremmo teoricamente aprire tutto qua. Ok, facciamo fuori il clan con due arcieri. Perché ragazzi, se il clan non va giù, se il clan non va giù, sono dolori. Ok, 1-2, qua, 1-2-3, 1-2. Però dobbiamo andare ragazzi sui cannoni. Ok, va bene, non mi lamento. Adesso bisogna riuscire a far... Vai giù questo cannone, ti prego, ok. Facciamo 1, 2, 3, poi 1, 2, 3, poi sfondiamo con l'eroe da sopra, zoomiamo un po' così vedete tutti bene. Ok, è uscita la Tesla, che non ci stava proprio per niente la Tesla. Ok, abbiamo pulito abbastanza, Abbiamo pulito abbastanza, si potrebbe anche tentare sulla Tesla, ma secondo me sulla Tesla non ci arriviamo. Secondo me sulla Tesla non ci arriviamo, quindi come si potrebbe fare? Aspettare che vanno a targhettare, ma qui mi arriva la Tesla, quindi... Ho anche poco da fare, ok. Proviamoci, raga, ma qui la percentuale sarà bassa. Qui la percentuale non sarà come sempre, ma sarà bassa. Qua forse arriviamo a un 70, forse ho detto. Quindi non c'è neanche la certezza del se no. 70 sì, tirato però, raga, 71, cioè voglio dire. Questa è persa, secondo me. Questa penso che 71 è un po' poco. Vediamo che truppe ha. Ok, non ha le truppe maxate. Ha le truppe a 9 e io faccio un 71 con le truppe a 9, lui. Non lo so. Metto le mani avanti e speriamo in bene. Perché ci vorrebbe tornare. Tornare. Ho vinto, raga, 3049, l'ho già visto da qua. Tornare a 3050 con 36, mamma mia. Villaggio che funziona, io ve lo dico. Poi se vi tristellano, raga, grazie al K, Le truppe al 10 si perde, perché è normale, è difficilissimo difendersi dalle truppe al 10. Il signorino avrà attaccato da qua, con gli spider, eccolo lì. Contateli insieme a me. 1, 2, bam, finiti i giganti. Per questo villaggio non si attacca da lì. E lo fanno tutti, quindi si perde. Perfetto, ragazzi. 3050 coppe con il bottino ancora, con il bottino completato, quindi ci siamo. 800.000 di elisir, 500.000 di oro. Siamo sempre a 3050, quindi sono soddisfatto. Io ci devo chiaramente ringraziare tutti... Gita Champ per questa grandissima cosa, sono tutti dei fenomeni. A mani basse il miglior clan italiano e tifo per loro a fine stagione, perché io non posso mettermi in competizione con loro purtroppo, ma ragazzi ve lo dico da amico, aspettatemi perché ci arriverò anch'io a quei livelli con il mio clan e poi saranno batoste per tutti e due. Speriamo di farlo perché sarebbe davvero molto molto bello. Da Piazza, da Gita Champ a questo punto è tutto, un saluto e ciao. Chiudo il video con un'altra vittoria, 3079, 71 a 59, grande Piazza, me lo dico da solo, si punterà a coppie altissime nei prossimi video. Ciao ragazzi.